Buongiorno a tutti quanti. Allora, rieccomi ritornata con un video abbastanza gettonato nel canale, che so che vi piace tantissimo, essendo comunque gli inizi di settembre, ho deciso di fare un recap, un update, insomma, del video sull'agenda. In realtà dividerò questo video in due parti, quindi adesso vi faccio vedere la mia agenda che è, insomma, che sto utilizzando attualmente, però nella seconda parte di video vorrò farvi vedere l'agenda che ho prenotato, che però causa Covid, causa ritardi di spedizione, insomma, ancora non mi è arrivata, quindi è stranissimo perché siamo praticamente quasi a settembre e io sto ancora utilizzando l'agenda di quest'anno, perché sapete, oppure forse non lo sapete, ve lo dico adesso, io tendenzialmente cambio l'agenda già dal mese di luglio-agosto. Per ora sto continuando ad utilizzare questa agenda qui, appunto, della Moleskine, che in realtà mi dura appunto fino a dicembre del 2020, quindi tecnicamente non dovrei avere problemi, però appunto è una cosa mia personale, tendo a cambiarla entro settembre. Comunque fine luglio-agosto. Faccio vedere semplicemente il materiale che utilizzo. In realtà nell'ultimo periodo sono diventata molto ma molto pratica. Comodità, la penna a quattro colori, questa qui ce ne sono tantissime, della Bic. Poi quella della Bic io la utilizzo per esempio in tirocinio di solito. Questa qua a quattro colori fatta così, in realtà non so dirvi dove, cioè dove prenderla uguale così, però perché appunto mia mamma me l'ha presa nelle Filippine, perciò insomma vabbè, però ci sono 250.000 altre penne fatte così. E poi ovviamente ho una suddivisione di colori comunque che non sono uguali praticamente all'inizio dell'anno, però che siano comunque simili a una mini leggenda che adesso vi farò vedere dentro. Uno sbianchetto perché è sempre utile. E niente, vi faccio vedere. Allora, vabbè, la prima pagina si presenta così. Io ci tengo di solito, vabbè, tra foto, ve la faccio vedere molto velocemente perché in realtà un video riguardo l'avevo già fatto. Questa qui è una citazione che mi ha scritto mia madre, ma penso 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, una cosa del genere. E in realtà sotto evito di farvi vedere perché ci sono gli indirizzi. Qua c'è la visione, diciamo, annuale. E poi dentro c'è la versione prima mensile, vi faccio scorro molto ma molto velocemente. C'è stato il periodo del lockdown dove comunque mi sono saltati tutti i programmi e io ho iniziato a non utilizzare più l'agenda. Passiamo al mese di settembre. In realtà appunto io con la penna rossa segno un po' gli eventi e tutto quanto e tendenzialmente nella parte mensile appunto eventi, impegni principalmente universitari per far sì che non mi dimentico che comunque abbia tutto sotto controllo, spero che si veda qualcosa, ovviamente anche i compleanni. In questo caso qui ho segnato anche i turni del tirocinio perché in realtà io ho iniziato il tirocinio il 26 e ho finito l'altro il 7 di agosto, vabbè. Poi qua sotto ci sono scritte delle cose che in realtà non sono veritiere perché purtroppo, cioè a parte questa qua in rosso, perché sono cose che avevo scritto l'anno scorso, ma ovviamente causa Covid è saltato tutto. Però ovviamente io segno tutto poi nella parte settimanale, diciamo così. Vi faccio vedere questa, insomma, perché tanto vabbè, non è un problema. E vi faccio vedere che, per esempio, nell'ultimo periodo, vabbè, a parte qua che avevo cancellato 200 cose, non è che l'abbia utilizzata più di tanto. Se guardate, però vabbè, pazienza, insomma, adesso comunque siamo al ritorno dell'anno accademico, diciamo così. Quindi io utilizzo questo post-it per i colori. Allora, indicativamente sono questi, poi i colori non sono mai uguali, basta che siano simili per far sì che mi ricordi un po' le cose da fare, ecco. E tendenzialmente appunto scrivo un po' il tutto, tutto quello che ho da fare qua. E poi nella pagina libera, perché come potete vedere, vedete che qua c'è tipo la pagina libera fatta così, metto o i post-it oppure metto appunto la data a fianco e tutti i vari, che ne so, tutti i vari promemoria che devo scrivere. È un'agenda normalissima che in realtà con gli anni ho imparato a smorzare perché a me i disegni, i rigori, cosine, mi fanno letteralmente saltare i nervi. Cioè, per me l'agenda deve essere pratica, quindi diciamo che questa qui è un po' la visione generale della mia agenda della Moleskine. Questa, ripeto, è un'agenda Moleskine color blu navy con la copertina, vedete, morbida. E c'è da dire che poi dopo un anno purtroppo questo elastico si allenta un pochettino, però devo dire che per averla utilizzata abbastanza, perché vedete
vedete che comunque non è che non l'abbia proprio utilizzata, poi in realtà ci sono 200, qua ci sono tipo gli scompartimenti, eccetera, però l'ho utilizzata, ecco, e mi sembra ancora in buone condizioni. Vi farò vedere poi nelle clip successive, quando appunto mi arriverà il Life Planner, perché quest'anno ho deciso appunto di ordinare il Life Planner. Focus, please. Scusate. Ok. Niente, appunto, ho deciso di prendere un altro tipo di agenda, anche se io comunque ormai sono veramente anni e anni da quando comunque sono uscita dal liceo che utilizzo la Moleskine. Allora, rieccomi con la seconda parte di video. A distanza praticamente di più di una settimana, finalmente mi è arrivata l'agenda nuova della Life Planner. In realtà, appunto, quest'anno ho voluto cambiare totalmente. Spacchetto con voi, appunto, la mia agenda nuova. Ve la faccio vedere all'interno. La scoprirò, insomma, qua davanti a voi, quindi è proprio un unboxing reale, ecco. Comunque il pacchetto purtroppo è arrivato con un bel po' di ritardo, se devo essere sincera, perché purtroppo appunto Covid permettendo e insomma per tutti i vari disguidi è arrivato un po' tardino, però vabbè, pace. E allora, questa qua, non so se si vede, comunque rimettiamo qua impostazione, questa qui è l'agenda. Devo essere sincera, cioè è un'agenda che pesa molto di più rispetto alla Moleskine. Però vabbè, insomma, cambia relativamente. Mi piace l'elastico perché è bello spesso e mi sembra anche abbastanza bello strong. Ok, come prima pagina troviamo vuoto. Qua, ah, ok, bellissimo perché è simile comunque alla Moleskine, ecco. Un'agenda Life Diary Planner. Ok, il mio segreto, guardarti verso i tuoi obiettivi. Ah, qua vi spiega proprio tutto. Vabbè, qua all'inizio è quello che insomma che vi spiega un pochettino l'agenda. Bellissima questa parte qua, luoghi da visitare, persone da incontrare, dove potete scrivere. E devo dire che più che altro noi abbiamo, cioè almeno io ho degli obiettivi per l'anno prossimo, sempre Covid permettendo. Purtroppo la sezione viaggi quest'anno è andata come è andata, purtroppo, a malincuore. Qua, ah, bellissimo, c'è la visione 2020-2021. Ok, se non mi sbaglio, quindi l'agenda inizia da settembre 2020, vedete? Come si dice? Ah, wow, ma ci sono anche tutte le festività, bellissimo, che io di solito mi perdo sempre tutte le varie festività. Appunto, la visione annuale. E qua, wow, resoconto iniziale. Vabbè, insomma, questa qui è una mappa degli obiettivi dove penso che poi dovrò gestirmela io, poi ve la farò vedere. Volevo proprio farvi vedere in realtà com'era questa agenda dentro, perché neanche io sapevo, cioè, proprio zero. Quindi questo è settembre e dovrebbe essere la visione mensile. Quindi questo è tutto il mese di settembre, dal 31 di agosto al... Ah, e questa qui è la visione settimanale. È carinissimo perché appunto qua a lato, non so se si vede, c'è sempre una citazione. Focus della settimana, personale, lavoro, mappa della settimana, cose positive, cose negative, cose da fare, personale, lavoro. Quindi qua poi c'hai dalle 7 alle 21. In realtà, vabbè, le mie giornate non finiranno mai alle 21, perché sapete che poi con il tirocinio eccetera, ma tanto comunque è l'ultimo mese mio di tirocinio, io finisco ufficialmente il 25 settembre tirocinio. Comunque dovrebbe essere appunto questo tutto il mese. Poi qua ci sono le note dove comunque potete scrivere. Ah, e qua ovviamente ci sono tutte le varie riflessioni del mese. Poi vediamo alla fine che cosa c'è. Qua, no, vabbè, ma stai scherzando? Allora, resoconto di fine anno. Quindi questo sarà del 2021, più o meno. Film da vedere. Wow, titolo, genere e poi valutazione addirittura. Libri da leggere. E poi ci sono ancora le varie note. Vabbè, è carina, sì, non posso dire veramente niente perché è carina. E qua dietro potete attaccarci le cose.
cioè attaccarci, inserirci le cose. Comunque, appunto, questa sarà la mia agenda nuova per l'anno a venire. E niente, insomma, vi ho fatto appunto una visione generale. Quindi questo qui era, diciamo, uno dei primi video sull'agenda e in realtà mi piacerebbe poi fare un update ogni mese su questa agenda qui per vedere se effettivamente è funzionale, la uso o non la uso. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile e se avete voglia appunto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.